Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Continuiamo il nostro percorso sulla TRT, vediamo cosa succede al testosterone esogeno una volta inserito, iniettato a livello del nostro organismo, anche sotto forma di ormone bioidentico, abbiamo visto sotto alcune formulazioni galeniche o sotto forma iniettiva. Il processo che avviene anche normalmente in natura è quello di aromatizzazione del testosterone, non solo questo, via la riduzione di HT e tanti altri processi di modificazione, ma essenzialmente dedichiamo oggi qualche minuto di attenzione alla aromatizzazione. Si intende che la molecola di testosterone viene modificata, viene ossidato il primo anello, l'anello fenolico, e viene eliminato un metile, per cui si va a formare quella molecola che è il 17 beta estradiolo. Nel corpo non c'è solo, anche nell'uomo, il 17 beta estradiolo, abbiamo anche l'estrone che deriva dall'androstenedione e sono poi passaggi che si interconnettono. Perché anche nelle vie di trasformazione del pregnenolone attraverso la via delta 4 delta 5 abbiamo la formazione del DEA o del 17 idrossiprogesterone che danno poi luogo all'androstenedione che si trasforma in estrone, ma che a sua volta può diventare estradiolo, come il testosterone può essere trasformato in 17 beta estradiolo. Passaggi complicati che non ci interessano, dobbiamo sapere che il testosterone viene aromatizzato in estrogeno e specialmente in 17 beta estradiolo. Molecola indispensabile perché rappresenta e è un rappresentante del testosterone, svolge un suo lavoro importante. Il cervello ha tantissime aromatasi, che significa che ha bisogno di estrogeni. Si dice che il cervello funziona ad estrogeni, per cui è importante che vi sia la sua presenza, come anche un ormone che ha un grosso impatto sulla salute cardiovascolare. Non per questo la donna in menopausa, che produce molti meno estrogeni, inizia a avere problemi cardiovascolari. Aumenta la frequenza di ictus e infarti paritaria a quella dell'uomo, quindi ha un effetto protettivo a livello cardiovascolare, senza appunto parlare degli aspetti cognitivi a livello cerebrale, su quello che è anche la sua potenzialità di neuroplasticità. Ormone quindi fondamentale anche a livello anabolico, i recettori muscolari e anche per il mio lavoro ci sono numerosi recettori per gli estrogeni a livello dei fasci neurovascolari dei corpi cavernosi del pene, quindi capiamo quanto sia anche un ormone fondamentale per indurre e mantenere l'erezione e la liberazione di ossido nilico. Quindi l'estradiolo non deve essere demonizzato, ecco perché magari agganciati a vecchie conoscenze del culturismo, dove chiaramente il testosterone è un ormone principe, si inseriva in percorsi sportivi, noi parliamo di percorsi terapeutici, si inseriva d'abitudine un antiestrogeno, perché in alcuni uomini gli estrogeni troppo alti possono dare dei disturbi, ritenzione di liquidi, un accumulo di grasso di tipo ginoide, ma specialmente una stimolazione dei recettori beta della mammella con la ginecomastia. Ecco che quindi bisogna un attimino tamponare in quel caso l'eccesso di estrogeni. Ma in una TRT, quindi in un percorso terapeutico, è inutile, è dannoso inserire un freno, che poi vedremo in successive video, non è più l'antiestrogeno, ma sono le antiaromatasi. È inutile inserire un freno ancora prima di far partire la macchina. Insomma, si inseriranno molecole che riducono l'aromatizzazione o che competono con i recettori estrogenici periferici o centrali solo se ci sarà una vera e propria necessità. Ecco, questo è il messaggio importante che volevo portare. Chiaramente non c'è una tavola, come dico sempre, una legge scritta sulla pietra dove ci sono dei valori. Chiaramente in TRT dobbiamo considerare che vi è un'ottimizzazione del testosterone. E anche se il rapporto 1 a 10 non è condiviso da tutti, diciamo che se dovessimo darci dei numeri, un estrogeno sopra gli 80 magari deve essere controllato. Parliamo di picogrammi millilitro. Ricordiamoci che i dosaggi del laboratorio sono dedicati alle donne, quindi sono spesso sovrastimano i livelli di estrogeni nei nostri dati di laboratorio. Dovremmo usare dei metodi potenziati ultrasensibili, ma difficilmente lo fanno in laboratorio e quindi sarebbe una perdita di tempo e di soldi. Si va molto sui sintomi, dove chiaramente non posso fare sempre solo l'avvocato del diavolo, dobbiamo anche però dare un pensiero alla ghiandola prostatica. Alcuni specialisti del campo, specialmente sugli ormoni bioidentici, ci dicono che gli estrogeni sono comunque non dannosi. Personalmente, essendo urologo, so che la prostata ha recettori per gli estrogeni e c'è recettori beta che possono essere, diciamo così, protettivi se stimolati nei confronti dell'ipertrofia, ma recettori alfa che se iperstimolati dagli estrogeni potrebbero indurre a patologie più serie. Quindi ecco, non sottovalutiamo,
quella che è sia l'importanza ma anche il pericolo di avere estrogeni sempre troppo alti in un uomo con un'età superiore ai 50 anni con magari una familiarità per il carcinoma. Non sto dicendo che sono nemici, sto dicendo che dobbiamo porre comunque un occhio di attenzione, quindi anche l'uomo in TRT annualmente è giusto che faccia la sua visita andrologica, urologica e il dosaggio del PSA. In ogni caso, scrissi tempo fa un piccolo articolo dove addirittura l'uso di progesterone bioidentico può competere con i recettori estrogenici a livello prostatico e quindi potrebbe essere banalmente una terapia di supporto, di contrasto sugli estrogeni che vanno a stimolare la ghiandola prostatica. Bene, gli argomenti sono lunghi, sono piccole pillole e chiaramente poi se ci sono domande particolari me le mettete nei commenti. Chiedo scusa se non rispondo a tutti, ma poi dopo si sommano le domande e non ho più il tempo, dovendo anche rispondere giustamente alle mail dei pazienti visitati. Rimango a disposizione e vi auguro a tutti una buonissima giornata.